Eder. Mech. Pallister. In un drammatico sviluppo del caso di omicidio che ha scosso la comunità di San Sperate in Sardegna, Igor Solai, un uomo di 43 anni, rimane in carcere dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi avvocati, Carlo De Murtas e Laura Pirarba, i legali di Solai, avevano richiesto una revisione della decisione del riesame di Cagliari, che aveva negato gli arresti domiciliari a loro assistito. Solai è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, crimini legati alla scomparsa e alla morte della moglie, Francesca De Ida, di 42 anni. La scomparsa di Francesca il 10 maggio ha segnato l'inizio di un caso complesso e tragico. Il suo corpo è stato ritrovato il 18 luglio, nascosto in un borsone nelle campagne tra Sinai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. Questo ritrovamento ha portato a un'impennata nelle indagini, con il pubblico ministero Marco Cocco che ha indicato Solai come principale sospettato. Nonostante la gravità delle accuse, Solai ha sempre sostenuto la sua innocenza dal giorno del suo arresto. Gli avvocati difensori hanno argomentato davanti alla Corte Suprema, sottolineando l'assenza di pericolo di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove. Elementi cruciali che avrebbero potuto giustificare gli arresti domiciliari. Hanno inoltre sottolineato che tutte le prove necessarie erano già state raccolte dalla procura. Un punto controverso nel caso è stato il trasferimento di somme di denaro al fratello di Solai, residente in Olanda. Gli avvocati hanno spiegato che si trattava di piccoli prestiti e vendite online, non di fondi destinati a una fuga. Il quadro probatorio contro Solai si basa su diversi elementi. I tracciati dei navigatori satellitari delle vetture in uso al sospettato hanno rivelato frequenti presenze nella zona del ritrovamento del corpo. Un fattore che ha pesato significativamente sull'opinione del PM. Inoltre, il movente per il presunto omicidio include una relazione extraconiugale di Solai e la possibilità di incassare un'assicurazione sulla vita firmata con la moglie. Le indagini hanno anche evidenziato comunicazioni sospette sui dispositivi elettronici di Solai e dichiarazioni ritenute poco credibili durante gli interrogatori. Infine, la scoperta di piante nei pressi dei resti di Francesca, che avrebbero potuto nascondere il cadavere con la loro crescita, ha aggiunto un ulteriore elemento di sospetto. Attualmente, i legali di Solai attendono il deposito delle motivazioni della decisione della Cassazione, preparandosi a continuare la loro battaglia legale. Questo tragico caso continua a suscitare emozioni e interesse pubblico, mentre la ricerca della verità prosegue in un contesto di dolore e angoscia per le famiglie coinvolte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!